Il nostro progetto è basato sull'idea di allestimento di banche di cellule staminali di due tipi diversi che vedremo brevemente. Allora, quel complesso di pratiche cliniche e tecnologie che va sotto il nome di medicina rigenerativa permette, offre la, o già la possibilità o la promessa di trattare condizioni che derivano da senescenza o traumi o usura di organi e tessuti, oppure da patologie di altro genere, oppure da anche patologie genetiche. E al centro del concetto di medicina rigenerativa ci sono le cellule staminali. Le cellule staminali hanno due proprietà principali: la capacità di dare origine ad altre cellule staminali, oltre che a cellule differenziate e mature, e la capacità di, e quindi di automantenersi, di autorinnovarsi, la capacità di dare origine a tutti i tipi cellulari maturi di uno o più organi o tessuti. Le cellule cosiddette pluripotenti, come le staminali embrionali, hanno una capacità di propagarsi che è virtualmente infinita e la capacità di produrre tutte le cellule di un organismo o di un tessuto. Le cellule cosiddette somatiche, come per esempio le cellule staminali del sangue, sono cellule adulte che hanno la capacità di autorinnovamento che non è illimitata, anche se è estesa, e possono generare soltanto le cellule di uno o di pochi tessuti. In questo contesto, cellule staminali interessanti sono le cellule staminali mesenchimali, che possono essere facilmente ottenute per esempio dal midollo osseo, dal cordone ombelicale, dalla polpa dentaria o dal tessuto adiposo, e che producono adipociti, cioè grasso, osso e cartilagine. Sono quindi molto interessanti per queste ed altre proprietà che adesso non possiamo discutere, ma che ne hanno già permesso l'uso e la sperimentazione clinica in molti centri. Un'altra cosa che ha attratto un enorme interesse nel recente passato è stata la possibilità di ottenere da cellule normali di individuo adulto, attraverso l'introduzione per un breve tempo di pochi geni che producono alcune proteine, di cellule, l'induzione di una riprogrammazione che porta queste cellule, che vengono chiamate pluripotenti indotte, a diventare equivalenti alle cellule staminali embrionali. E questo ovviamente elimina una serie di problemi sia etici che tecnici delle cellule staminali embrionali, che si possono ottenere in questo modo e che non sono ancora pronte per l'uso, ma che potranno conoscere una pletora di applicazioni. Banche, ovviamente raccogliere queste cellule e criopreservarle a bassissime temperature è essenziale per avere cellule da poter poi utilizzare per medicina rigenerativa. È stato valutato che poche centinaia di linee cellulari basterebbero ben tipizzate, basterebbero per essere compatibili con la grande maggioranza, compatibili immunologicamente con la grande maggioranza dei soggetti che ne hanno bisogno. Quindi piccole banche potrebbero sopperire ai bisogni della grande maggioranza dei candidati riceventi di queste cellule. Allora, il nostro progetto è basato proprio sulla costruzione di queste banche di cellule, sia mesenchimali, staminali per applicazioni più immediate, che di produzione di cellule pluripotenti indotte, e dal punto di vista della ricerca l'identificazione e la messa a punto di metodi innovativi e sostenibili per l'espansione delle cellule mesenchimali staminali, che come abbiamo detto hanno una capacità di espansione estesa ma non illimitata, e per la produzione con metodi di minima manipolazione delle cellule pluripotenti indotte. L'idea dello startup è basata su una timeline di 3 anni, nella prima metà la messa a punto di metodi ottimali per il banking, la seconda metà nella raccolta e nella caratterizzazione e nel banking vero e proprio, e per tutto il periodo invece lo sviluppo delle metodologie innovative di ricerca che serviranno per le applicazioni. Queste sono le applicazioni e questa è la rete
italiana e internazionale che prevede anche centri in Europa, in America e anche in Australia. Grazie, grazie per questa interessantissima proposta. Come vedete si spazia dalla ricerca scientifica sulle staminali all'ambiente, alle strutture ecosostenibili, al turismo.